L'hanno trovata. Era sotto un muretto e non c'era più niente da fare. Aveva solo 5 anni. Allora ve lo dico subito, se non siete forti di cuore, cioè persone coraggiose proprio, questo video non fa per voi. Non guardatelo, guardate altro, è pieno di gattini che fanno cose, guardate quelli. Eh sì, Perché questa storia inizia sotto un muretto di recinzione, dove, semiseppellito, spunta il corpicino di una bambina. Mentre questa che state guardando è anonima, la prima web serie è nata con l'intento di raccontare le storie e i retroscena dietro le vicende dell'anonima sarda. Un capitolo buio della nostra storia, ma per fortuna, ormai chiuso. Se tu vai... Oggi ci troviamo ad Ollolai, un paesino del centro Sardegna, fatto di gente per bene, che lavora duro e pensa agli affari suoi. Beh, fa caldo, del resto è il 7 giugno 1934 e nonostante siamo a 1000 metri sopra il livello del mare, le divise degli uomini di legge che frugano tra le campagne non sono certo maniche corte. E no, le forze dell'ordine ispezionano i confini tra i terreni della zona. Cercano un corpo, sono sicuri che sia lì. Il colpevole, dopo un massacrante interrogatorio, ha parlato, ha dato un luogo. Non ha mentito, non è possibile, le nocche e le manganellate dell'ispettore sono in grado di sciogliere la lingua anche al più duro degli uomini. Loro lo sanno, è così. Così che funziona negli anni 30, prendi i sospettati, li massacri di botte fin quando qualcuno non parla. Qualcuno parla sempre. Località Finuè, ha detto. Così gli agenti, una volta raggiunto il luogo, si fermano di fronte a un muro di confine. Sono stati attratti dallo sbrilluccichio di alcuni bottoni madreperla, un frammento di catenina, e subito al di sotto di alcuni brandelli di stoffa mezzo bruciacchiati spuntano i resti di un corpicino. È tutto quello che rimane della piccola Maria Molozzo, la prima vittima innocente del divorzio fra codice barbaricino e leggenda d'onore. O almeno così titoleranno i giornali il giorno seguente. Ma come siamo arrivati a questo punto? Come si arriva al corpicino senza vita di una bambina di 5 anni? Quale mistero un mostro nasconde? Beh, dobbiamo tornare a 11 mesi prima, il 7 luglio 1933. Sì, la famiglia di Maria è seduta in macchina e stanno percorrendo i 37 km di strada che separano Sedilo da Bono, due paesi della Sardegna. Uno dei quali, Sedilo, famoso per la festa di San Costantino. E che c'entra? C'entra, fidati. È un evento che si racconta abbia il potere di esaudire alcuni desideri in cambio di un voto al santo. E la famiglia Molozzo questa cosa la sapeva bene, infatti non era la prima volta che visitava la festa. C'erano già stati l'anno prima, proprio per chiedere aiuto al santo per la piccola Maria, che in un incidente domestico si era rovesciata una pentola d'acqua bollente addosso, riportando ustioni gravissime su tutto il corpicino. I genitori avevano fatto tutto il possibile per aiutarla, tutto, persino chiedere aiuto al santo. Incredibilmente, il santo pareva averle aiutate, o almeno in parte. Così, dopo aver sciolto il voto fatto l'anno prima, ora stanno rientrando a casa. Sono felici, sorridono. Alle 19.30 circa raggiungono un tratto di strada, cantoniera Tirso Ozieri, e sono costretti a fermare bruscamente la macchina. Oh, qualcuno aveva piazzato dei grossi blocchi di pietra in mezzo alla carreggiata. Ma sto deficiente? In piena curva! I passeggeri dell'auto non fanno nemmeno in tempo a chiedersi che cosa stia succedendo, che 5 uomini armati di fucile balzano fuori da dietro un muretto a secco con i fucili in mano, sparando in aria e verso l'auto. È la banda di Bitti, o meglio, una delle tante bande di Bitti che si alterneranno nei 70 anni successivi. Ed è un attimo, in un attimo, la felicità si trasforma in terrore. I genitori della piccola Maria, Pietrino Molozzo e Maria Carta, hanno capito perfettamente cosa sta succedendo, lo sanno. D'altronde siamo in Italia nel periodo più nero della sua storia, l'epoca fascista a cavallo tra il primo dopoguerra e la seconda guerra mondiale. E in Sardegna il problema della fame, dovuto alla scarsissima quantità di risorse economiche, veniva spesso risolto con un incubo che si chiamava Anonima Sarda, ma che al tempo non si chiamava così. Il governo fascista, infatti, si rifiutava categoricamente di considerarlo come un vero problema di carattere nazionale, perché sapeva di non essere in grado di risolverla con la violenza. Ci aveva provato, ci aveva provato diverse volte e aveva fallito. Così optò per far sparire queste notizie dai giornali di carattere nazionale. E talvolta, quando le voci erano un po' troppo forti per essere zittite, beh, allora definirle una questione tra sardi, tipo che sinché si ammazzano tra di loro. Ed è sardo anche Pietrino Molozzo, ricco possidente e podestà di Bono, che dentro quella macchina abbraccia forte sua moglie mentre lei stringe a sé la piccola Maria cercando di proteggerla. Loro lo sanno, questo sicuramente sarà uno degli ultimi momenti in cui potranno stare insieme, almeno per un certo periodo. Sanno come funziona. Uno di loro, tra poche ore,
sparirà. I cinque malviventi, con i fucili puntati, costringono tutti gli occupanti a scendere dal veicolo. Oltre loro e l'autista ci sono altre due persone, un notaio, Ena, e sua cognata, un'insegnante. I banditi, sempre col fucile in mano, obbligano tutti gli occupanti a fare una bella passeggiata tra i boschi, tra una serie di sentieri impervi e faticosi. Dopo alcuni chilometri di percorso, i malviventi si fermano e lasciano sul posto l'autista, la bambina e le due donne, allontanandosi con Pietrino Molozzu e il notaio, Ena, i quali racconteranno che i malviventi, dopo un concitato scontro verbale tra loro, cambieranno idea su chi sequestrare e opteranno per la piccola Maria, ritenendola più facile da gestire. Questa non scappa, mangia poco. A quel punto uno dei banditi anonimi raggiunge frettolosamente l'altro gruppo che era stato lasciato a pochi chilometri di distanza. La piccola è stretta in braccio alla mamma e il brigante, non curante dello stato d'animo delle vittime, chiaramente la afferra e gliela strappa via. La porto a salutare suo padre, dice. La mamma, seguendolo con lo sguardo mentre si infilava tra i boschi, ben presto capì che la direzione intrapresa dal malfattore era diversa da quella dal quale era arrivato e non le rimase che piangere. Ormai portato a compimento il sequestro della piccola, i quattro malviventi rimasti con Pietrino e col notaio dettarono le condizioni del riscatto. 150.000 lire in monete d'argento che, secondo il Sole 24 Ore, oggi varrebbero ben oltre 750.000 euro. Sono intanto passati già alcuni mesi ed i rapitori cercano di chiudere la trattativa. Hanno ridotto le loro richieste e per liberare la piccola Maria vogliono 30.000 lire subito, altrimenti uccideranno la bambina. Il riscatto, non è chiaro il motivo, ma non verrà mai pagato. E le male lingue di paese diranno che forse era un po' troppo alto per una bimba in quelle precarie condizioni di salute. Per fortuna c'erano anche i ben pensanti che invece sostenevano che la famiglia Molozzu avesse capito da quell'assurdo ribassamento del riscatto da 150.000 lire a 30.000 lire che probabilmente per la piccola Maria ormai non c'era più niente da fare. Il motivo non è chiaro, l'unica cosa chiara è che della piccola Maria da quel momento non si avranno più notizie. Fino al 7 giugno 1934, quando purtroppo nelle campagne di Ollollai, sotto quel muretto di recinzione, vennero rinvenute quelle ossa. Anche se c'erano effettivamente ancora diversi misteri da risolvere. Perché sì, gli agenti erano sicuri si trattasse della piccola Maria. Quella catenina era la stessa che la mamma le aveva messo al collo 11 mesi prima per andare a ringraziare il santo. Ma dall'esame autoptico del medico legale non fu possibile né risalire alle cause né alla ragione del decesso, il momento esatto. E nonostante il massacrante interrogatorio, il malvivente anonimo non parlò, non disse altro, non raccontò niente. Si portò tutti questi segreti nella tomba. Ovvero il 18 marzo 1936, quando venne giustiziato a Prato Sardo, un anno dopo il suo processo. Ma le domande rimangono. Come è morta Maria? Indebolita dalla fame e dalla sete, dalle sue precarie condizioni di salute? Era già successo quando la banda abbassò il riscatto? Era il motivo dello sconto? Oppure, come lasciano presagire certi indizi, è stata tumulata viva e data alle fiamme come gesto di stizza nei confronti della famiglia che, nonostante lo sconto, non pagò comunque il riscatto? Beh, il mistero di come siano andate le cose rimane ancora oggi e molto probabilmente non troverà mai una spiegazione. Io non sono in grado di darvela. Io sono Mattia, questa è Anonima e noi ci rivediamo al prossimo sequestro. Oh, aspetta un po', non te ne andare via subito. Non dimenticarti di seguirmi, perché siamo già al terzo episodio e se no i prossimi te li perdi.